l'ultimo sforzo, dopo arriva finalmente la sosta, però è la terza gara ed è, come hai detto, due gare fondamentali, no? Cosenza e Pescara. Quindi insomma è una partita molto delicata. Sì, è una partita dove voglio che il Vicenza metta in campo maturità, quindi una prova da squadra matura e tanta tanta voglia di vincere, tanta tanta voglia di vincere, perché il Pescara, posso dirlo, studiandolo, io non capisco come faccia ad avere questi così pochi punti come per la squadra di qualità che ha, perché è una squadra di qualità, cioè... Gioca veramente un bel calcio, ha dei giocatori di spessore qualitativo alto e mi meraviglio questi pochi punti in classifica. Quindi antenne belle dritte, però andiamo in campo con la nostra mentalità. Ripeto, mi aspetto una squadra, la nostra squadra, una prova di maturità e mettere in campo più qualità possibile per portare a casa punti. Senti, Quali una vittoria significherebbe mettere un bel mattoncino sulla salvezza comunque? campionato ci sono ancora 9 partite, quindi la vittoria ci darebbero 3 punti, però bisogna continuare a lavorare, bisogna continuare a vincere partite, c'è niente da fare perché ci sono ancora 27 punti e sono ancora tanti per questo campionato. Quindi sotto questo aspetto qua mi aspetto grande concentrazione, lucidità e determinazione per raggiungere l'obiettivo dei 3 punti di domani. Ripeto, voglio una squadra matura che faccia veramente la partita con tanta, tanta voglia di vincere. Tu di solito allora tu di solito fai notare che Vicenza patisce la terza gara in 8 giorni. Questa volta sei più tranquillo oppure c'è sempre da stare un po' allerta? Ma la terza partita poi è sempre un punto interrogativo per tutti, non solo per noi, ma anche per il Pescara. Quindi non è che se noi il Pescara non ha fatto le partite. Però è chiaro che adesso conta molto portare a casa punti e la testa conta tantissimo, lo sapete bene. E sotto l'aspetto mentale noi stiamo bene, la squadra, ripeto, perché voglio una prova matura? Per questo motivo qui, perché la maturità serve che bisogna rimanere lucidi, bisogna aggredire l'avversario, bisogna stare in partita, bisogna capire anche i momenti della partita e questo lo si fa se c'è la testa lucida. Nel capire le situazioni. E poi la terza partita non ci sono scusanti. Abbiamo tanti giocatori, la squadra, la rosa c'è, abbiamo una rosa valida, abbiamo recuperato tanti giocatori, soprattutto Maggiorini, che ci dà più fiducia e più qualità alla squadra. Quindi ci sono tutti i presupposti per fare la nostra partita e per cercare di mettere fine in cascino con una vittoria contro il Pescara. È chiaro che voglio questo per 95 minuti, voglio la mia squadra determinata, concentrata e cattiva per portare a casa questi 3 punti. Mister, il Pescara ha, per la classifica che ha quasi l'obbligo di vincere, però non è una squadra che per caratteristiche va in campo in maniera garibaldina, cercherà forse più che altro di sfruttare gli episodi. C'è il rischio che sia una partita un po' bloccata? Non penso proprio. Non penso perché il Pescara in 10 contro 11 contro l'Ascoli ha dominato la partita, immaginate voi. In 10 contro 11 ha dominato la partita. È una squadra che ha qualità, quindi rimango sorpreso dalla posizione di classifica del Pescara. Però può succedere, niente da fare, la Serie B è questa qui. Noi dobbiamo mettere altre armi in campo, che sono oltre alla qualità, uno spirito di squadra elevato e fare leva sul nostro gruppo, sulla nostra forza di gruppo che a oggi ha sempre risposto bene, ha sempre dato risposte positive. Anche il pareggio di Cosenza, che non ci è girato molto bene, perché comunque nel momento in cui oltre al rigore sbagliato abbiamo fatto gol, poi siamo stati rimasti in 10. Se invece si rimaneva in 11, sono convinto che veniamo a casa con una vittoria. Il pareggio ce lo prendiamo molto volentieri, perché la squadra veramente ha fatto quello che doveva fare. O domani dobbiamo anche valorizzare con una vittoria il pareggio di Cosenza. Immagini che sarà una partita giocata a viso aperto nonostante la posta in palio sia alta. Guarda, con il Pescara non si può giocare a ritmi bassi. Se tu giochi col Pescara a ritmi bassi, avvantaggi loro per la qualità tecnica che hanno. Quindi bisogna alzare i ritmi, bisogna aggredire al Pescara e soprattutto bisogna stare in partita per tutti i 95 minuti perché loro hanno la qualità per poter o recuperare o magari
cercare di vincerla, ma l'abbiamo anche noi la qualità, quindi io ho molta fiducia nel nostro gruppo, nei nostri uomini. Cambieremo qualcosa domani perché abbiamo bisogno di forze fresche, cambieremo qualcosa, ma il ritorno nei Meggiolini sono convinto che darà tantissima forza e fiducia a tutto il gruppo, a tutta la squadra. Senti, dai un attimo di respiro a Giacomelli? Ma non penso che stia male Giacomelli. Nel senso mi è piaciuto in questi ultimi due giorni, mi è piaciuto Giacomelli come si è allenato, e quindi sì, che giochi dall'inizio, che parta che entra, subentra dopo, penso che ormai abbiamo capito che tutti sono importanti, sia per i 60 minuti, sia per i 30 minuti, sia per 10 minuti, quindi ormai il gruppo ha questa mentalità e dobbiamo continuare a lavorare su questo. Giacomelli è un valore aggiunto di questa squadra nell'ultimo periodo, non ha fatto nelle ultime due gare, è stato un pochino meno brillante, ma è sempre un giocatore determinante. Sì, ma la mia domanda era se partiva titolare. Ah, sì, come può partire titolare Jare Vantiputta in quella posizione. Non ne do fuori, va bene. Okay. Lanzafame invece vivo. Lanzafame, sono convinto che domani voglio farlo giocare insieme a Meggiolini. Quindi sono convinto che è la prima volta che potrebbero giocare insieme, quindi mi aspetto la qualità e anche la maturità di due giocatori che ci devono tirar fuori un po' di castagne dal fuoco. Sì. Oggi è la nostra connessione, però. Mimmo, una partita d'assalto domani. Una partita di ci vuole grande intelligenza e maturità. Ci vuole intelligenza e maturità, ma soprattutto tanta voglia di vincere e la qualità che dei giocatori che sono in campo, che ti risolvono la partita, perché poi alla fine sono loro che le giocate di qualità che risolvono la partita. E domani sono convinto che Lanzafame e Meggiolini davanti possono darci la spinta giusta per arrivare alla vittoria. Senti, ma scusa, adesso vabbè. In mezzo al campo. Ma in difesa, la coppia di centrali? Allora, mancano Cappelletti e Cinelli, giusto, che sono squalificati. È convocato Gherardi per la prima volta dopo tanto tempo, quindi siamo contenti di aver recuperato anche Gherardi dopo tanto tempo, quindi è nella lista dei convocati. E in difesa io ho grandissima fiducia di tutti. Che giochi Pasini, che giochi Padella, che giochi Valentini, hanno dimostrato di essere dei buoni difensori. Facile, Pasini, Valentini, Padella, Valentini. Mi lascio questa sera di pensiero, ok? Padella gioca sicuro. Manuele gioca sicuro, poi sull'altro ci penserò, ma comunque chi scelgo, sono due ottimi giocatori, quindi Valentini mi dà una buona prestazione dal gol, mentre Pasini ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore per noi, per la rosa che abbiamo. Cosa ci potrebbe essere da temere in una squadra come Pescara che effettivamente come classifica può essere considerata forse l'ultima spiaggia? Guarda che tutti scendono in campo con la voglia di vincere e per giocare per vincere, quindi sia noi che il Pescara scenderanno in campo con la mentalità di vittoria, quindi non c'è tanto da dire che sei più dietro o più avanti, ogni squadra scende in campo con la mentalità per voler i tre punti e il Pescara farà questa cosa qui. Ben sapendo che comunque che loro devono recuperare più punti, ma questo non significa che bisogna sottovalutare o dare per scontato qualsiasi cosa. Sarà una partita difficile, sarà una partita che è da giocare con grandissima intensità e determinazione e, ripeto, la prova di maturità che mi aspetto dalla squadra è proprio questa qui, di saper stare in campo e colpire nei momenti giusti quando c'è da colpire. Questo è il mio pensiero di domani. Però voglio dire, i numeri sono numeri, questi hanno il peggior attacco di tutta la Serie B, hanno fatto 22 gol, cioè voglio dire... Pazzesco, guardate, perché io ho guardato la partita con l'Ascoli e devo dire che è come a Pordenone. A Pordenone hanno avuto 6 occasioni da gol, hanno preso 2 traverse. Cioè io dico questa cosa qui non per spaventare, non per spaventare nessuno. Noi dobbiamo guardare noi stessi e avere il nostro percorso. Però domani si affronta una squadra che se giochiamo a ritmi bassi potremmo andare in difficoltà, quindi bisogna essere bravi a alzare i ritmi, aggredirli e fare con il nostro gioco e con la nostra qualità cercare di mettere
di far gol e vincere la partita, perché questo è il nostro obiettivo di domani. Mister, nelle ultime due partite si sono subiti due gol simili non solo per le modalità. Dani, scusa, puoi Daniele, ripetere? Puoi ripetere perché è stata da connessione. Ah, scusa. Sì, ho detto che nelle ultime due partite si sono subiti due gol con caratteristiche simili, anche non solo nelle modalità. Non solo nelle modalità. Ok Daniele, ho capito la domanda anche se poi è andata via la connessione. Sono d'accordo con te che negli ultimi due gol sono un po' simili, no? Sulla palla dietro, ok? È chiaro che noi l'abbiamo allenata precedentemente questa cosa qui. Sono stati fatti due errori singoli di lettura, perché sia Daniel a Cosenza sia in casa con l'Empoli quella palla dietro andava aggredita, non bisognava abbassarsi. Quindi quelle sono letture che purtroppo qualche volta succedono. Meno male che ne abbiamo fatte poche in questo campionato qua. Quindi queste due gol qua ci devono servire per alzare l'attenzione e soprattutto la concentrazione quando gli avversari arrivano al cross, che invece di proteggere la porta bisogna andare a aggredire l'uomo libero in area di rigore. Quindi questo è ne abbiamo parlato, l'abbiamo visto, e quando succede questo alziamo sempre il livello d'attenzione. Okay. Mister, l'ultima cosa, se c'è un rigore chi lo tira? I rigoristi, chi ci sarà in campo? I rigoristi nostri sono Meggiorini, Lanzafame, Giacomelli, poi chi abbiamo dei rigoristi ancora? I tre più forti, tra virgolette, che comunque sono sempre quelli che sono i titolari, sono loro tre. Poi si aggiungono gli Arevante Putte, si aggiunge Pontisso, si aggiunge... chi c'è ancora? Longo, ok? Gori, che comunque provano sempre i rigori. Ci sono tutti questi sono tutti i rigoristi. Quindi domani chi sarà in campo? Se ci saranno Meggiorini, Lanzafame e Giacomelli, i primi tre li sceglierò io, chiaramente, li scelgo io. È un ordine casuale. Scusa? È un ordine casuale questo? No, non è un ordine casuale. È sempre l'ordine che metto quando ci sono in campo dei miei uomini. Ok, quindi... secondo me Stefano Giacomelli è stato un rigorista, qualche volta l'ha sbagliato purtroppo, però tante volte ha fatto gol, quindi non è che sia l'importante è che reagisca e i giocatori personali che si rimettono in moto e danno subito la prestazione e la forza di pensare che l'errore può essere anche una situazione, una componente per reagire, per far meglio. Io dico sempre che bisogna sempre prendere la cosa positiva anche nella cosa negativa.